Ecco, buongiorno a tutti a questo terzo incontro del corso Rappresentare il paesaggio culturale, un corso di formazione per ecomusei su licenze libere, OpenStreetMap e Wikipedia. La lezione di oggi ha per titolo I dati e il patrimonio degli ecomusei su OpenStreetMap e verrà presentata da Lorenzo Stucchi, coordinatore di OpenStreetMap per la Lombardia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi riprendiamo quello il lavoro che abbiamo iniziato la volta scorsa e parto, prima di partire con nuovi elementi, partiamo guardando quello che si è fatto la volta scorsa. Quindi uno degli aspetti che abbiamo visto fondamentali è la struttura del modello dei dati in OpenStreetMap. Abbiamo visto la scorsa volta. Mi sentite? Perché sì, ok. Vedo ora che ti muovi, ok. Vedevo le altre telecamere ferme, non capivo se si fosse fermato tutto. E abbiamo visto che esistono tre tipi di geometrie, quindi i nodi che sono dei singoli punti, le way che sono delle linee, oppure delle aree, quindi delle linee come delle strade, dei fiumi, delle aree come un edificio o anche un lago o mare. E una relazione che invece è una combinazione di questi elementi. Un altro aspetto fondamentale è i tag. Quelli che erano prima descrivevano le geometrie, i tag descrivono cosa questi elementi rappresentano. Cosa questi elementi rappresentano? Quindi potremmo avere le chiavi, i tag sono composti da una chiave e da un valore. Ad esempio, qui abbiamo degli esempi di questi path. Apro questo link, che do a questo link che adesso vi mostro, sono elencati tutti. Nel frattempo torno alla presentazione, nel frattempo che si apre, sono elencati tutte le possibili combinazioni di chiavi e valori che sono già esistenti in OpenStreetMap e che sono ampiamente diffusi. Sono quelli principali da cui cercare, sono quelli di maggiore interesse. Non ne esistono altri, non sono quelli, non so, non, ne esistono molti altri. Se la pagina si è caricata. A caricare dietro. E quindi vi consiglio di andare a questa pagina quando non sapete come mappare qualcosa, come funziona, come se voglio inserire un elemento particolare e non so come trovarlo. A questa pagina è tutto spiegato e tutto è riportato. Inoltre, vedremo poi avanti un altro link che abbiamo creato con Yolanda, nella serie di elementi principali di interesse per gli ecomusei che quindi sono più di interesse appunto per questi aspetti. Provo un secondo a vedere se così carica di più. Quindi abbiamo visto il primo esempio che era l'aggiunta della sede dell'ecomuseo. Ho fatto l'esempio sull'ecomuseo Adda Leonardo. Ok. Quindi vi ricondivido. Abbiamo visto, quindi ipotizziamo di voler aggiungere la sede del nostro ecomuseo, che noi sappiamo che si trova in questo punto. Andiamo sul sito di OpenStreetMap e cerchiamo il paese nel quale vogliamo locarci, tendenzialmente, oppure se siamo nei pressi di dove vogliamo locarci, con l'opzione mostra la mia posizione, possiamo posizionarci correttamente in quel punto. Una volta che siamo nella zona, io so che questa è la casa dove risiede l'ecomuseo, ho fatto il login perché vedo il mio username in alto a destra. Posso cliccare su Modifica e quello che succede è che si trasforma, cambia dalla semplice visualizzazione, si passa alla possibilità di modificare direttamente questi dati. Secondo che richiede. Ok, quindi adesso abbiamo il nostro. Vedete che sono comparsi i nostri dati come sono visualizzati in un'altra visualizzazione. Abbiamo una mappa di sfondo, chiamata generalmente un'immagine satellitare, chiamata base map, che volendo possiamo cambiare con questo menu sulla destra con i tre livelli, e a questi livelli abbiamo diverse immagini possibili. Le più diffuse sono Bing, che sono quelle più storiche, o se no possiamo scegliere quelle Maxar, che sono quelle più recenti nella maggior parte della Lombardia. Una volta che sono in questa zona, schiaccio su punto perché abbiamo visto che la sede dell'ecomuseo tendenzialmente si trova dentro un altro edificio che può essere un comune o altri elementi, e quindi in linea generale
non rappresenta un intero edificio. Se rappresentasse un intero edificio, vado a disegnare la sagoma dell'edificio, come in questo caso. Zoom un secondo. Consiglio di usare il mouse per muoversi, perché risulta più semplice in tutto il processo. Quindi clicco, vedete a fatica la mia crocina, la mia croce piccola che rappresenta dove sto indicando, clicco e si crea questa icona con questo ping, che è il punto dove ho scelto che sia la sede del museo. In cerca cerco museo e mi compare come primo riferimento museo. Come hai detto prima, è semplice, cioè semplicemente non esiste ancora l'indicatore che rappresenta l'ecomuseo, ma noi possiamo inserire l'ecomuseo. Quindi nel nome inseriamo il nome, in questo caso generico ecomuseo, poi non andiamo a salvare. Nell'operatore non indichiamo niente in questo caso, perché non fa riferimento, non è utile in questo caso. È importante che nel tipo scriviamo ecomuseum. Quindi questo dire che il tipo è un ecomuseum ci va proprio a definire che quello che stiamo aggiungendo è uno del nostro ecomuseo. Scrivere semplicemente nel nome ecomuseo è soltanto un'informazione generica, non ci rappresenta davvero e non ci indica davvero cosa stiamo inserendo. Abbiamo visto che poi c'è la possibilità di inserire l'indirizzo e tendenzialmente se schiacciamo ci escono già i nomi delle vie nelle prossimità, che probabilmente è la via corretta. Notiamo anche che è importante che il nome sia scritto nello stesso modo come ci compare qua, quindi è consigliato cliccare su uno dei suggerimenti che sono rappresentati. Ad esempio la via Alzaia e anche per la città Eva Predad ce lo consiglia, ce lo suggerisce. Una volta che abbiamo fatto questo, se scendete c'è questo pannello etichette che probabilmente troverete chiuso, ma cliccando si apre, che ci indica tutti i tag nella composizione che abbiamo visto prima di chiavi a sinistra, in grassetto in questo caso, i valori sulla destra, che abbiamo scelto. Una volta che abbiamo completato tutto, in alto a destra abbiamo salva, quindi clicchiamo su salva e vedete che la schermata si è un attimo ingrigita e ci è cambiato questo pannello sulla destra che ci chiede di inserire una descrizione di quello che abbiamo fatto, quindi ad esempio inserimento ecomuseo, e poi scriviamo un testo più lungo che spiega maggiormente, e una volta che abbiamo fatto questo, visto che è sbagliato a scriverlo, clicchiamo su carica, che vedete in blu, e questo carica le nostre modifiche all'interno di OpenStreetMap. Semplice, questa è la procedura. Io non lo faccio semplicemente perché non è preciso, non è corretto quello che ho fatto. Torno indietro, e questo era il primo caso che abbiamo visto. Il secondo caso, che abbiamo visto che è di interesse per gli ecomusei, è una difficoltà leggermente maggiore, che è l'aggiunta dei confini. Vi porto questo esempio, se mi si apre, che non so se c'è un rappresentante anche di questo museo qui presente, che è l'ecomuseo della Resistenza, che è situato, visto che non sono nella zona, ho bisogno anch'io di un quadro di inquadramento dell'area, quindi vedete questa è la zona tra, diciamo, la provincia di Sondrio e la provincia di Brescia, nella parte più a destra, quindi Corteno Golgi è in provincia di Brescia, Edo è in provincia di Brescia, mentre altri comuni come Villa di Tirano o Tirano sono all'interno della provincia di Sondrio. Se io mi tengo questa da parte perché mi interessa poi, se io vado su OpenStreetMap, come adesso dovreste vedere, vedete ho scelto semplicemente, mi muovo, vado a Tirano, perché mi è comodo questo punto, vado a Tirano e vedete che mi dato a Tirana in Albania e non a Tirano a Sondrio, se mi muovo anch'io inizio a muovermi comunque so dov'è, vedete, adesso mi è comparso. Ok, cosa devo fare? Vedete che ho un po' di difficoltà, provo a cambiare la visualizzazione che dovrebbe aiutarci. Questo è peggio. Niente, quella migliore è questa. Se vedete, si vedono questa linea grossa un po' più spessa, vedete il mio mouse? No. Ora vedete il mio puntatore? Sì, si vede. Si vede il puntatore rosso, ok. Vedete questa linea spessa che rappresenta il confine tra l'Italia e la Svizzera. Se riuscite a vedere, ci si vedono anche delle linee più sottili che rappresentano, come in questo caso, scusate, devo tornare al puntatore, come in questo caso,
come in questa linea, che separa due diversi comuni. Quindi, visto che in questo caso l'ecomuseo della Resistenza è composto da diversi comuni che tra di loro formano un territorio dell'ecomuseo, come credo sia molto probabile in molti altri ecomusei, quello che devo fare è creare quella che abbiamo visto che è una relazione. Quindi, la relazione che è un insieme di linee che già compongono i confini dell'ecomuseo. Quindi, ad esempio, io, siccome io non conosco esattamente come la struttura, ho sempre la mappa che vi ho mostrato prima di fianco, parto da questo punto che vado, modifico, e mi è utile sapere quale di questi musei, di cosa fa parte un ecomuseo, secondo che modifica, io mi tengo, adesso vedremo che questo confine, che vedrete tratteggiato adesso con una riga, su qui facciamo questo pezzo che è più semplice, vedete questa linea tratteggiata, che adesso è pulsa di rosso, che è tratteggiata in bianco e blu, questa è la linea del confine, che vedete anche sulla sinistra che è rappresentato confine amministrativo, questa che vedete più sulla destra in realtà è semplicemente un fiume. Cosa che può succedere molto, che un fiume in realtà rappresenta il confine amministrativo tra due entità. Quello che dobbiamo fare è vedere che il nostro confine è la separazione tra Teglio e Aprica, e dalla nostra mappa sappiamo che il comune di Aprica fa parte del nostro ecomuseo, il comune di Teglio no, e quello che dobbiamo fare è andare a creare una nuova relazione che ci dà i confini dell'ecomuseo. Quindi io, selezionando una linea che fa parte, che separa questi due confini, vado a scegliere sul più, aggiungo una nuova relazione, come relazione gli devo dare un nome e lo chiamo col nome dell'ecomuseo, okay. Scusate, clicco nuova relazione ed è un confine, gli do un nome che è ecomuseo della Resistenza, un tipo che è possibile riscontrare in questa pagina wiki, comunque il tipo è boundary, che vuol dire semplicemente confine. Ok, mi ha già segnato, vedete qui mi ha già segnato che il tipo è boundary, e poi, adesso vi mostro direttamente dove puoi andare a cercare, sulla pagina wiki che vi mostro poi, vedete che ci spiega come dobbiamo mappare i confini della nostra comune, provo a ingrandire un secondo questa pagina, poi questo link ve lo lascio, ci dice che il nostro tipo deve essere boundary, il nostro boundary deve essere con museum, quindi io torno sulla mia schermata, vedete che ho tipo boundary, nome o nome dell'ecomuseo, e come boundary, lo già consiglia lui, inserisco ecomuseum, sempre in inglese come vedevamo prima. Quindi ora che ho creato il mio confine tra le due linee del parco, ho semplicemente iniziato a creare questa relazione. Ora devo muovermi lungo il percorso. Vedete che finché continua a lampeggiare vuol dire che questa linea già fa parte di questa relazione. Questo è un processo un attimo lungo, ma molto, molto semplice, solamente un attimo ripetitivo. Posso zoomare un attimo indietro per aiutarmi a capire dove mi sto muovendo, se il confine è comunque ancora lungo. Ed sono arrivato a questo punto in cui la linea sta continuando a lampeggiare, quindi in realtà il confine non è cambiato perché sono sempre al confine tra i due comuni. Ma in questo caso vedete che ho il comune di Teglio e il comune di Aprica, quindi non mi è cambiato il confine, sono sempre sullo stesso confine. Quello che devo fare è che questa linea precedente, fa parte già di questa nostra relazione che ci sta definendo i confini. Devo andare sulla nuova linea, cliccare su questa nuova linea che vedete adesso lampeggiare in rosso, scorrere tra le relazioni, cliccare sul più vuol dire che aggiungo questa linea a una relazione che già esiste, e nella relazione vedremo che comparirà confine con Museo della Resistenza. Ruolo, anche non è necessario, possiamo scegliere outer, vedete che qui lascia il tool in automatico, possiamo indicarlo o non indicarlo. A questo punto, se noi clicchiamo sulla nostra relazione, vedete che entrambi ora lampeggiano di giallo, perché entrambi ora fanno parte di questa relazione. Quello che io ora devo fare è continuare questa relazione, continuare a muovermi, attenzione di non spostare niente,
continuare a muovermi sulla mappa. Vedete che continua a essere questo percorso. Ok, vedete, sono arrivato, ci ho messo un attimo a caricare i dati, sono arrivato ad un altro bordo, ad un altro incrocio tra due comuni. Se guardo la prima linea, dice che è il comune tra Villa di Tirano e Aprica, ma io so che entrambi questi comuni fanno parte del mio ecomuseo, quindi non mi interessa aggiungere questa linea come separazione tra gli ecomusei, ma invece vado sull'altro confine che mi separa Teglio da Villa di Tirano, quindi Teglio, che non fa parte del mio ecomuseo, mi interessa che rimanga fuori da questa linea, e Villa di Tirano, che fa parte di questo museo, mi interessa che faccia parte, quindi anche in questo caso vado ad aggiungerla nella mia relazione. Quindi la mia relazione che ho creato semplicemente la prima volta, la seleziono, seleziono questo elemento come outer e continuo. Dovrò fare tutto il bordo, tutto il confine dell'ecomuseo finché non riarriverò alla prima via che ho selezionato e quindi avrò chiuso tutto il bordo. In questo caso è un confine molto grande perché è un ecomuseo che racchiude 8 comuni montani, quindi sono molto, comuni molto grandi. Una volta che ho concluso questo giro posso cliccare, su, come abbiamo visto prima, su salva e caricare dicendo inserito confini e ancora una volta cliccare su carica. Ok, questo è semplicemente come inserire un nuovo elemento. Torno alla presentazione che adesso dovreste vedere. Molto semplicemente, nello stesso modo è possibile inserire anche gli itinerari, quindi inserisco dei singoli sentieri e poi unisco questi sentieri allo stesso modo come ho fatto adesso per i confini, inserisco questi sentieri in una relazione. Lasciamo più questa parte tecnica, entriamo in una parte un po' ancora più discorsiva. Abbiamo visto l'altra volta e ci eravamo chiesti quali potevano essere gli elementi di interesse, come contribuire direttamente a OpenStreetMap. Abbiamo visto l'esempio dei tracciati GPX, quindi io esco sul campo e registro una traccia GPX del mio sentiero, e ora vi mostro brevemente come funziona. Per registrare questa traccia ho scelto due semplici applicazioni. Scusate un secondo, chiudo qui perché sennò mi dà problemi. Velocità. Okay. Ho scelto due applicazioni semplici che sono OpenGPX Tracker, quello sulla sinistra per iOS, quindi per iPhone, Oryx Map sulla destra o OSM Tracker per Android. Sono tutte interfacce molto semplici. La piccola difficoltà per Android è che Oryx Map deve essere scaricato dal proprio sito e non direttamente dal Google Play Store, come è presente in molti telefoni Android. OSM Tracker invece può essere tranquillamente installato, ha un'interfaccia leggermente più difficile, ma niente di complesso. Quindi abbiamo questo, vi faccio vedere un esempio molto base su come usare OpenGPX Track. Vedete, ad esempio, sono nella piazza del mio comune, ho il mio telefono aperto, clicco su Start Tracking, mi inizio a muovere, quando ho finito il mio percorso, mi sono mosso, schiaccio su Pausa, quindi fermo la registrazione, seguito schiaccio su salva e mi compare di salvare questo file. Tutto molto, questa interfaccia è anche molto semplice e vedremo la nostra traccia che comparirà sul percorso. Una volta che ho creato la mia traccia, ce l'ho salvata sul telefono, devo inviarmela al mio computer, anche semplicemente tramite WhatsApp web, ci sono questi sistemi, o dal telefono posso caricarmela, o anche dal telefono non posso direttamente caricarla, mi serve passarmela sul computer. In questo modo mi collego a OpenStreetMap, abbiamo visto nell'interfaccia di prima, vediamo che c'è l'opzione tracciate GPX. Su questo testo, se noi clicchiamo, si apre una nuova interfaccia che ci mostra tutti i tracciati che sono caricati. Ad esempio, ieri, quando ho fatto queste slide, 10 minuti prima, qualcuno ha aggiunto questi percorsi all'interno di OpenStreetMap. Noi vogliamo caricarne uno nuovo, quindi clicchiamo su carica un tracciato e ci apre questa nuova interfaccia. A questo punto abbiamo la possibilità di con questo sfoglia o cerca, dipende dal sistema operativo, clicchiamo e andiamo a selezionare il nostro file GPX, che è il nostro file tracciato del sentiero che abbiamo registrato, inseriamo una descrizione, ad esempio itinerario, se ha un nome particolare che vogliamo rappresentare, selezioniamo queste etichette, possiamo tranquillamente lasciarle perdere nel che ci interessa. Un elemento di interesse è questa visibilità. Cos'è la visibilità? Essendo che questo tracciato GPX contiene delle informazioni di spazio e di tempo
sulla persona che ha raccolto questi dati, magari questa persona può essere interessata a non voler far sapere come in un esatto momento dell'anno si trovasse in quell'esatta posizione. Possibile interesse di qualche persona, non è detto che magari una persona non interessa. Quindi ci sono queste opzioni di visibilità, che ora vi mostro più in grande. Quindi la possibilità di essere privato, comunque è molto semplice e molto spiegato. È spiegato cosa significa ogni difficoltà, quindi ogni diverso livello di visibilità. Non c'è nessuno interesse particolare, cioè se a meno che voi non vi interessa farvi sapere dove eravate, uno è esattamente uguale all'altro. L'unica cosa, magari, se io uso una traccia GPX per misurare un sentiero, come si parlava l'altra volta, magari è anche interessante sapere in quanto tempo è stato percorso questo sentiero. Quindi magari mi interessa che sia tracciabile. Quindi ho delle marche, ho dei punti ordinati nel tempo, quindi posso vedere da che ora sono partito, a che ora sono arrivato, fare la differenza, sapere quanto tempo ci ho messo a percorrere questo percorso. Ok, quindi semplicemente una volta che ho selezionato questo, clicco su carica e mi uscirà, dopo qualche istante, la schermata che il mio file è stato caricato. Vedete che compaiono i miei file, qui compare tutti i file che ho inserito, vedete alcuni file che ho inserito tempo fa io. Questo è molto semplice. Un'altra cosa che avevamo visto e consigliato la scorsa volta era l'utilizzo di... scusate un secondo, sì. Era l'utilizzo di immagini, quindi utilizzare Mapillary per collezionare immagini del sentiero in modo da poter stabilire come se questo sentiero fosse visibile o no. Mi sentite? Sì, vai tranquillo. Ah, ok. No, perché intanto mi scompaiono le telecamere, quindi non capisco se sta funzionando o no. Ok. Quindi potete, una cosa che vi consiglio di andare a riprendere la volta scorsa, se non sapete, non sto a ripeterla adesso, è l'utilizzo di queste immagini che sono molto utili, così anche se una persona non ha mai percorso un sentiero, vuole capire com'è questo sentiero, ha una traccia anche di immagini che ne descrivono le difficoltà, la facilità, soprattutto magari semplicemente un sentiero con una terra molto ben battuta, che quindi è facile da percorrere. Altro punto di interesse potrebbe essere anche suggestivo per l'ecomuseo fare lo stesso percorso magari in estate con con l'erba e in inverno con tutta la neve, quindi potrebbe essere anche un aspetto suggestivo da vedere le differenze. Quindi un altro elemento, tornando più negli aspetti che abbiamo visto, è che voleva focalizzarsi è come rilasciare questi dati che molti degli ecomusei già posseggono. Quindi vi faccio una breve carrellata di questi strumenti, di alcuni, diciamo, vademecum consigli che vi lascio per collezionare questi dati, per renderli pubblici, disponibili. Sicuramente il consiglio base è, se vi è la possibilità di inserire questi strumenti direttamente all'interno di OpenStreetMap, è sicuramente consigliato, perché ci sono moltissimi strumenti che consentono sia l'inserimento che l'estrazione di questi dati. Quindi c'è già tutta un'infrastruttura semplice. Nel caso in cui ci siano volontari che abbiano competenze GIS e quindi vogliono creare strumenti anche, diciamo, più complessi o più riutilizzabili, adesso vi segnalo degli piccoli strumenti da utilizzare. Quindi vi consigliavo degli strumenti, dei formati di file che sono il GeoJSON, il CSV, che è il comma separate value, quindi delle colonne separate da virgole, che poi andremo a vedere meglio nei particolari come funzionano, il GeoPackage, che è uno strumento nuovo. Molti strumenti distribuiti dalle amministrazioni, anche ad esempio la stessa regione Lombardia, utilizzano gli shapefile, che sono un formato però proprietario, che è sì leggibile, ma ci sono tranquillamente degli strumenti come QGIS, che magari non so se qualcuno di voi conosce, o comunque sono strumenti free ed open source, quindi si può usare con libertà, è pieno di tutorial che spiegano come usarlo, per trasformare questi strumenti e adattarli nei formati. Quindi, il primo consiglio, nel caso in cui i vostri dati siano dei punti, quindi dei semplici punti, ad esempio potrebbe essere un insieme dei rifugi sul territorio, oppure tanti punti di interesse, delle fontanelle, degli altri elementi, chi ne ha più ne metta, vi do dei consigli per questi elementi. Lo strumento migliore in questi casi è il CSV. Il CSV, come visto prima, è semplicissimo da ottenere,
perché basta aprire un file Excel o meglio OpenOffice in cui si inseriscono questi dati in una tabella. Se vi faccio vedere un esempio, è importante all'interno di questa tabella che le coordinate vengano inserite come in latitudine e in longitudine. Adesso vi prendo un esempio di cosa non fare. Adesso vi apro uno strumento, questo file. Vi mostro questo file, il file CSV potrà essere aperto sia da un visualizzatore di testo, come potrebbe essere, adesso ve ne mostro uno. Ok, vedete? Questo è un file della Lombardia. Ve lo ingrandisco un po'. È un file della Lombardia. Non prendete esempio da questo, perché questo è l'esempio, purtroppo, che non è da tanto bene. È un file del Ministero. Come vedete, si fa davvero fatica a capire cosa c'è scritto. Non è ben allineato, non è ben strutturato. Però comunque un file di testo, un CSV, può essere questa struttura. Vi mostro lo stesso file, ma in una struttura più tabellare. Questo è semplicemente lo stesso file che abbiamo visto prima. Semplicemente con questo visualizzatore che c'è per Mac, molto semplice, che fa vedere, però vedete che non è che le linee siano tutte perfettamente allineate. Vedete che molto spesso c'è uno spazio tra i campi che crea casini nel file come l'abbiamo visto prima. Se andiamo a vedere latitudine su GIS, vedete che qui, tornando al file di testo, vedete che qui c'è dello spazio, ma che è una cosa che non serve. Oppure, vedete che qui ci sono delle colonne che sono male allineate. Vedete qui, questo criterio di monumentalità con degli spazi totalmente inutili. Perché questa cosa? Perché questo file originariamente era stato creato in Excel, che non sono riuscito più a recuperare, e quindi si è prestato attenzione a tutti quegli aspetti di visualizzazione, quindi rendere il file in Excel un file che fosse piacevole da vedere. Mi dicono, non li vedete? Cosa non vedete? Per un secondo la presentazione. Vedete tutto? Vedete lo schermo? Sì, sì. Si vedevano gli spazi tra, ad esempio, rimetto l'immagine, vedete che, ad esempio, nei criteri di monumentalità c'è tutto questo spazio totalmente inutile nel titolo. Se ve lo mostro col puntatore. Vedete qui, tra criteri di monumentalità c'è tutto questo spazio che è qualcosa di inutile, facendo fatica a caricare, o anche qui vedete questo elenco puntato che vuole andare a capo, ma che in un file di testo questo si perde. Ok, quindi adesso vi do alcuni consigli semplici, è che semplicemente quando vado a creare la mia tabella in Excel, non sto a perdere, a darmi cura dell'estetica, perché tanto questo è un file di testo, e più è semplice un file di testo, come vediamo, secondo aspetto considerato, più il file è semplice, più sarà leggibile, considerando che anche che l'ottimale sia che questi file siano letti dai computer, quindi non ci sia un operatore che debba mettersi, una persona che debba mettersi a riscrivere il file per essere interpretato, ma che sia direttamente interpretabile da un computer. Quindi, come diceva l'altra volta, una delle prime volte Yolanda, se ho il link della licenza è più facile che la macchina lo legga. Come qui, se il CSV è composto in maniera semplice e ho in questi spazi estetici semplicemente per fare in modo che siano incolonnati, rimossi, tutto questo è solamente positivo. Inoltre, un altro aspetto è avere dei campi e dei valori univoci. Quindi, ad esempio, se inserisco il campo latitudine, specificare a cosa fa riferimento. Cioè, io la mia colonna, ad esempio, la mia colonna nome, magari la colonna nome è un po' generico, posso essere più chiaro e più specifico nel dire questo nome cosa rappresenta. Per i punti, per le linee, invece, anche semplicemente il semplice file GPX che abbiamo estratto può andare molto bene per essere caricato, e ancora all'interno di QGIS è possibile trasformare questi file GPX in altri formati come il GeoJSON. L'operazione è davvero molto semplice, proprio con QGIS si trascina dentro il file, si sceglie esporta, esporta come GeoJSON. Esportandolo come GeoJSON c'è anche la possibilità, a differenza del GPX, GPX è semplicemente un insieme di punti che formano una linea. Il GeoJSON è una struttura, diciamo, più
avanzata e quindi consente di avere anche degli attributi. Quindi io posso avere anche più sentieri e dire questo sentiero si chiama in questo modo. Posso avere degli attributi per queste linee. Creo come se fosse una nuova tabella che associa delle geometrie a dei valori. Altri consigli sono avere dei campi e dei valori univoci e allegare delle spiegazioni del percorso, come ad esempio il nome dell'itinerario, la difficoltà, il tempo che viene richiesto. Questi sono tutti per linee guida, per dei dati, nel caso in cui non si voglia direttamente inserirli in OpenStreetMap, se vogliono essere semplicemente rilasciati. Per gli import, quindi per import, una volta che si hanno questi dati, se si vogliono importare all'interno di OpenStreetMap, quello che si vuole, quello che si consiglia di fare è leggere questa pagina wiki in italiano che spiega questa pagina, potete vedere, c'è il puntatore da qua. No. Questa pagina wiki che vedete, il primo link che rappresenta che segna le linee guida per l'import, oppure potete segnalare la vostra disponibilità di dati nella mailing list nazionale italiana o nelle mailing list regionali che trovate a questo link. A questa mailing list, se voi scrivete e vi rappresentate come musei dicendo abbiamo questi dati da presentare, sicuramente sarete ben accolti e vi verrà tutto spiegato come funziona. Vi lascio alcuni esempi utili di documenti di Regione Lombardia, della Provincia Autonoma di Trento e delle linee guida nazionali che poi potete recuperare dalla presentazione che vi lascio, nei quali andare a cercare per scoprire questi strumenti. Ricordo che le presentazioni e anche la registrazione di questo video è disponibile sul sito della rete degli Ecomusei Lombardi. Ok, quindi una volta che abbiamo questi nostri dati, uno strumento utile di interesse è come utilizzare questi dati all'interno di una mappa. Molto spesso è utile all'interno che ci sia una mappa che rappresenta tutti gli elementi di interesse che ci sono all'interno dell'Ecomuseo e che quindi questi dati siano visualizzati in un certo modo. Quindi vi presento questo strumento che è UMAP, che avevamo accennato la scorsa volta, e vi spiego come usarlo semplicemente e come funziona. Per creare questa mappa noi consideriamo che questi dati siano già all'interno di OpenStreetMap. Potrebbe non essere vera questa cosa, io potrei avere bisogno di creare una mappa con dei dati che ho io sul mio computer. La procedura è molto simile, vedremo poi dopo dove si differenzierà. Ho bisogno di due strumenti, che quindi questo Overpass Turbo che mi chiede di andare a richiedere i dati in OpenStreetMap e UMAP che è la mia mappa. Vi mostro adesso un esempio che avevo preparato per il gruppo dei Polymappers, ma che è molto semplice, che poi passo molto velocemente perché questa è proprio una descrizione punto per punto di cosa fare, che magari è più facile seguire avendo di fianco le slide piuttosto che impararsela adesso a memoria, diciamo. Quindi, questo era l'esempio di estrarre visto che era tutto periodo di Natale, di estrarre le pasticcerie che ci sono a Milano. Quindi io mi collego a questo sito Overpass Turbo, alla pagina che vi ho fatto vedere all'inizio con tutti i tag, vado a cercare come si mappa una pasticceria in OpenStreetMap e trovo questo tag Shop Pastry. Mi collego e vado su Overpass Turbo. Vedete, a questa interfaccia in cui ho sulla sinistra questa pagina, questa parte bianca che è dove io vado a inserire il mio codice per estrarre i dati, e sulla destra una mappa che mi visualizza questi dati. Ho questo pratico strumento che è il Wizard, che praticamente io gli inserisco un testo semplice, che adesso vedremo, e lui me lo trasforma in una query più complessa. Ad esempio, il mio testo semplice è la mia chiave è uguale al mio valore del tag dove in un luogo. Ad esempio, shop equal pastry, quindi che è il mio tag per mappare le pasticcerie, in Milano. Vedete qui scritto un po' in piccolino forse. Quindi una volta che fate questo, se clicchiamo su build query and run, cioè componi questa query da questo testo e lancialo, quello che viene fatto è che vedete il testo semplice di prima viene trasformato in un testo un po' più complesso, che ci è anche spiegato, che va a interrogare il database di OpenStreetMap e ci restituisce tutte le pasticcerie che sono mappate in OpenStreetMap a Milano. Ora io devo esportare questi dati col tasto export, qua è questa procedura, schiaccio su query, devo selezionare la versione compatta di questa query e mi si apre questa nuova pagina dove vedete c'è questo testo, devo copiarmi questo testo come qua è scritto e spiegato, poi se vi interessa conviene andare a leggere, piuttosto che stare qui a fermarmi, e una volta che ho creato questo testo vado sul sito di UMAP. Vedete, questo è il sito, posso fare il login
con le mie credenziali di OpenStreetMap, in modo che posso salvarmi le mie mappe, quindi nel mio sito delle, posso avere, sempre andare a modificarle, consigliato registrarsi in modo che se ho dei dati nuovi oppure ho dei dati che si cambiano e mi si aggiornano nella mia mappa. Ho dimenticato di dire una cosa importante, perché utilizzo questo strumento di overpass? Perché nel caso in cui questi dati venissero poi in seguito riaggiornati, utilizzando overpass ho la possibilità di che la mia mappa si aggiorni automaticamente. Quindi in automatico questa può cambiare e venire aggiornata con i nuovi dati che io ogni volta inserisco. Ad esempio, una importante da inserire nel wizard potrebbe essere la query operator uguale con nome dell'ecomuseo in, mettiamo, Lombardia, che io la creo una volta e ogni volta che vado ad aggiungere elementi di cui l'ecomuseo ne è gestore, si aggiorna in automatico questa mappa. Quindi vado su questo portale ViewMap che poi possiamo inserire nel nostro sito, effetto un login, clicco su crea map in alto a destra e mi si apre una nuova mappa. Questa mappa è vuota, rappresenta semplicemente i dati che sono già presenti. Clicco sul menu, questo il pallino, quello che rappresenta, che cerco di mostrarvi. Quello che è indicato dalla freccia. Questo che viene chiamato come se fosse un piccolo database, tanti dischi uno sopra l'altro, che resta da disegnato. Aspettate che torno. Ok, qui schiaccio crea un nuovo layer. Nuovo layer, gli diamo il nome che vogliamo dargli noi. Poi avete questo pannello dati remoti o remote data. Inserisco, copio nel pannello URL il link che ci siamo copiati da prima. Poi adesso è molto confusionario, ma poi una volta che saranno tutti gli strumenti davanti è molto semplice. Schiaccio questo pulsante dinamico, mi muovo su Milano ed ecco che i miei dati compaiono. Io poi posso collegarmi al pannello qua che mi è indicato Shape Properties all'inizio, cambiare il colore, cambiare lo stile, al pannello sopra quello che abbiamo schiacciato prima, posso selezionare anche una diversa mappa di sfondo e questo mi consente di creare la mia mappa, vedete che qui è questo prodotto finale che ho ottenuto, uno sfondo più chiaro in modo da risaltare i miei dati con tutte le pasticcerie in rosso. Inoltre, se schiaccio sulla pasticceria avrò anche questo esempio. Su questa mappa, se volete, è navigabile, è disponibile, ha questo indirizzo che vedete qua sopra. Vediamo se adesso riesco a mostrarvela, se funziona. L'ho dimenticato come si chiama. Vedete qui. Eccolo. Vedete che i dati non ci sono subiti perché i dati vengono richiesti al database di OpenStreetMap. E qui compaiono. Se io schiaccio su, ad esempio, mi dice il nome. E mi dà anche una descrizione. Tutti questi strumenti che io posso muovermi in questa mappa, posso cliccare, vedere questi strumenti, darmi nome, e posso anche dire elencare un maggior numero di attributi. Posso dire dimmi come si chiama la pasticceria, la difficoltà del sentiero, e tanti altri elementi, nel caso del sentiero ha più senso che la mia presentazione. Una volta che ho questo, quindi è possibile, come dicevamo, inserire diversi layer. Ad esempio, qui vi mettevo degli esempi, quindi nome Museo della Resistenza in Lombardia, importante le virgolette perché mi chiudono la stessa frase, qui sono rappresentate male due doppie virgolette. Ha questo link, che è il link secondo me più importante per gli ecomusei, che è la pagina wiki che abbiamo creato, cliccando, andate sulla pagina che vi ho mostrato prima, dove viene spiegato tutto la struttura di come un ecomuseo può essere mappato in OpenStreetMap. Considerate quella pagina, se avete dubbi, curiosità, quella pagina possiamo aumentarla e quindi in modo di rendere più chiaro anche per le future persone che sono interessate a aumentare il numero di elementi che è possibile aggiungere. Però una volta che io ho fatto questa mappa, la cosa utile è che io sul pannello condividi posso crearmi un iframe. Un iframe è un pezzo di codice che io posso inserirmi nel mio sito web. Quindi nel mio sito web dell'ecomuseo, dove ora magari ho la mappa di Google, che mi tocca pagare se per avere, posso avere questa mappa gratuita che posso personalizzare nello stile che voglio. Bene,
ho corso un attimo alla fine, sono arrivato alla conclusione, diciamo, di questi due incontri. Ora, se avete qualsiasi domanda, ve la lascio. Ho visto che è presente, visto che è stato scritto, quindi volevo ringraziare, credo che sia Fabrizio Scolari, che ha già iniziato a lavorare, ha già iniziato a mappare alcuni elementi su a Gorno, dell'Ecomuseo di Gorno. Vi do questi ultimi suggerimenti e consigli. Nel caso in cui aveste dubbi, non abbiate paura a contattare la comunità. Vi ho mostrato questo, adesso vi mostro questo, quel primo link, in cui è possibile trovare tutti i gruppi che sono attivi in Italia o nel mondo. Comunque, vedete che adesso comparirà questa mappa del mondo, vedete che queste zone blu che adesso vi compaiono, sono tutte, ognuna è una comunità. Se vi muovete sull'Italia, vedete che ci sono zone dove ci sono più confini, quindi dove ci sono più poligoni, quindi ci sono più comunità, semplicemente sono comunità magari regionali. Ad esempio, cliccando sulla zona di Milano, vedete che sono riportati tutti i gruppi, quindi parte del Polimap, che è un gruppo di Milano. Sulla destra c'è il canale Telegram, c'è la pagina Facebook, c'è Twitter. Ci sono gli strumenti più usati, principalmente sono le mailing list. Ad esempio, potete usare tutti questi strumenti per entrare in contatto con la comunità. Altro consiglio, scusate, è cercare nelle pagine wiki, come vi ho fatto vedere all'indirizzo di prima, quindi su a questo link che ora vi rimostro, a questo link che ora vi compare, quindi wiki.openstreetmap.org/wiki-it-map-features, qui c'è tutto l'elenco di tutti i possibili elementi che ci sono che è possibile inserire in OpenStreetMap. E l'ultimo consiglio è che magari, anche usando l'editor di base, può essere che ci sia qualche piccolo errore, qualche piccola cosa che succede. Quindi ci sono questi strumenti, come ad esempio Osmose, che ci dice se stiamo sbagliando a fare qualcosa. Tutti stanno sbagliando, anche io. Adesso aprendo questo link, apriamo questo link, non è possibile aprire il link, copiamo questo, torno alla presentazione. Mostro che andando a questo link e inserendo il proprio nome come utente, vedete che vi compariranno tutti i possibili errori che sono stati commessi. Ed è che anche io, che comunque ho un po' di anni di esperienza, comunque di errori ne commetto. A volte sono cose sbagliate in più, nel senso che non sono davvero errori, ma sono cose che errori che non, cioè, sono possibili errori, ma che non sono stati mostrati. Vedete che ce ne sono di diversi tipi, alcuni non sono rilevanti, posso anche vederli questi miei errori su una mappa. Vedete, ad esempio, questo caso, vabbè, siamo in Malawi, qui mi segnala che queste strade non sono, questo errore in realtà non è un errore, perché dice che le strade, c'è un piccolo gruppo di strade che è separato dal resto del mondo, ma perché siamo su un'isola molto piccola e quindi se quest'isola è separata dal resto del mondo non ci possiamo fare niente. Quindi a volte sono degli errori, ma che sono molto chiari e spiegati bene, che quindi può essere anche utile questo strumento per andare a indagare e vedere se ciò che si sta facendo lo si sta facendo bene o magari si sta un attimo confondendo e tornare sui propri errori. Ricordo, invito ancora una volta a, nel caso in cui dovreste avere dubbi, qualsiasi dubbi o non sapete come fare questi consigli, vi rilascio la mia mail lorenzo.stucchi@wikimedia.it, alla quale potete scrivermi in qualsiasi momento, qualsiasi modo, e cercherò di aiutarvi nel miglior modo possibile. Vi segnalo quest'ultima pagina anche, quella che vi rimostro l'ultima volta, che abbiamo iniziato a scrivere con Yolanda Pensa, che rappresenta tutti. Vedete, qui spiega cos'è un ecomuseo e ci spiega come questa parte principale, come mappare un ecomuseo, che sicuramente è una parte che andrà a espandersi, ci inizia a segnalare quali sono i punti di interesse, i tag da inserire quando si sta andando a mappare un museo. Detto questo, io concludo. Se aveste domande, sono qui per voi. Buongiorno. Ho spiegato velocemente, non fermo un secondo così vi vedo. Prego. Sentito qualcuno che stava parlando? Sì, io volevo chiedere. No, c'è, basta.
Mi metto in coda, mi metto in coda. C'è uno strumento. Sento Lorenzo Bacchetti che sta parlando, prego. Sì, io volevo chiedere un'informazione, no? Io ho fatto la registrazione su OpenStreetMaps, che però non trovo più la mail che avevo ricevuto per fare l'accesso a OpenStreet. Io qua ho fatto la registrazione su come il Museo Valle del Caffaro, no? E mi entra come il mio profilo, io entro in setting, ho messo le descrizioni, sì. Il Museo Valle del Caffaro con la mia email, Lorenzo Bacchetti, ti scrivi la password, quando faccio la conferma la password non me la accetta, poi okay. Dopo non me la accetta, io vado avanti, c'è scritto non so cosa significa, external authentication, non so cosa significa quello, vado avanti, ho messo una descrizione di quello che è l'ecomuseo, vado sì, avanti. Allora, quella è la password, adesso vi mostro il mio, che magari rende chiaro anche per chi. Cioè, penso che sono le impostazioni, adesso vediamo se il mio non si mostra, non sto mostrando prima che si mostra la password. E poi dopo okay. Mi dice sfoglia per mettere l'immagine, che io volevo mettere il logo dell'ecomuseo della Valle del Caffaro, però facendola selezionando, facendo sfoglia, vado sul desktop per sfogliare la mia icona da inserire, però non me la accetta. Sì, può essere che sì. Quello può essere un problema del formato, quindi potrebbe essere necessario cambiare il formato. È un JPEG, normale che comunque me lo segnala vicino a sfoglia, però non riesco a caricarlo, ecco. Magari si sta mettendo solo un po' di... se no, comunque adesso vi mostro nelle impostazioni. Lorenzo, scusi, io non so dove lei dov'è in questo momento, su impostazioni, ma su quale piattaforma è per leggere quelle cose lì? Io non le trovo le cose che sta dicendo lei. Allora, sito di OpenStreetMap, facendo login. Allora, vado. Scusi un attimo. Facciamo una cosa, visto questa cosa poi magari se mi scrive, se non riesce a risolverla. Io adesso sono OpenStreetMap su Google, no? Normale. Sì. Io login non lo trovo troppo, OpenStreetMap, apro quello e mi esce la mappa Ecomuseo Valle del Caffaro, no? Esce la pagina che ho inserito. Non mi esce la cartina con la geolocalizzazione della via dove è posizionato il nostro ecomuseo, che io avevo già inserito. Sì, ok, cerchiamo. In alto a destra esce il nome utente o esce qualcosa. Cioè, sì, esce così, ecomuseo Valle del Caffaro. Poi c'è scritto okay, my profile, my setting, logout. Ok. Cliccando su my settings. Sì. Si apre la pagina come quella che sto facendo vedere io. Sì, dove c'è la compilazione dei dati personali dell'ecomuseo. Esatto. Scendendo, sotto questo testo, sì. C'è lingua predefinita o sopra l'immagine. Andiamo, lingua predefinita. È italiano messo. Magari sarà in inglese. Deve scrivere IT. Io adesso avevo selezionato italiano, me lo dà in italiano. Cioè, La password. Dopo mi dice latitudine e longitudine, ma non riesco a inserirla. Avevo già provato anche con mia figlia. Ecco, adesso scorro come lei, vado alla cartina, alla mappa, però mi esce una mappa azzurra. Azzurra sì, con. Dalla posizione. No, la cosa che può essere è che qui c'è questo campo password, serve per cambiare la password, non serve inserirla. Sì. Quindi a questa pagina... Ma a prescindere da quello, lei adesso io vedo che lei ha sulla mappa, ha la mappa, diciamo, di geolocalizzazione, mentre io ho una mappa azzurra che non mi indica la posizione. Può essere che il computer non abbia il posizionamento e quindi non si riesca. Sì, questo elemento infatti, non gli interessa. Qua mi dice geolocalization error, che non c'è un errore di geolocalizzazione. Cosa posso fare per riottenerla? Niente, perché probabilmente il computer non ha un sistema per essere localizzato. Però in questo modo non si sta andando ad aggiungere un elemento. Per andare ad aggiungere un elemento serve tornare alla pagina principale come questa, selezionare qui
dov'è che si chiama dov'è che si trova l'ecomuseo? In che paese? Valle del Caffaro, il museo Valle del Caffaro, in provincia di Brescia. Non so, la zona non esiste. Sul lago di Idro. Lago di Idro, provincia di Brescia. Lorenzo, prova a dire un comune. Basta il comune di Bagolino. Del... Bagolino, via Parrocchia 34. Comune di Bagolino. Ok. Sul comune, cioè io devo muovermi sul comune, andare ad esempio nel... ipotizziamo che sia il municipio, io mi muovo nel punto dov'è, sì, e con la procedura che ho fatto prima, schiacciando su modifica, vado a inserire i dati all'interno del prestito. Quella che vedo nel mio profilo è solamente un'interfaccia, diciamo, per creare una comunità e quindi sapere dove ognuno è situato, ma non, quello non va, certo, aggiungere dati all'interno del prestito, è solamente una cosa in più. Ho capito. C'è qualche domanda? Io credo che bisogna mettere in pratica, no? più che fare domande, bisogna provare, perché queste cose sembrano difficili fino a quando poi dopo non le hai messe in pratica. Io stesso ho inserito la sede del mio ecomuseo, è una cosa banale fino ad adesso, però non sapevo farla, quindi metterla in pratica e poi cercare magari di tenerci in contatto per... Scusate, sento dei rumori di fondo, bisogna spegnere il microfono, altrimenti andiamo. Volevo fare, me l'ho messo in coda a fare una richiesta di precisazione. Lorenzo, io anni fa usavo OpenStreetMap, no? Perché mi piaceva, poi si diceva la licenza ti permette di... Quello che tu stai facendo vedere è l'OpenStreetMap, giusto? Sì. È la stessa, identica. È sempre lui dal 2004. Oh, ecco. E lei, Yolanda, invece apre una pagina dedicata agli ecomusei, giusto? Allora, per quello che... Allora, semplicemente OpenStreetMap è questa mappa. Siccome bisogna coordinarsi tra persone per lavorare insieme, quello che è stato fatto è stato creata quella che una sorta di Wikipedia di OpenStreetMap, che spiega come funziona, che viene chiamata semplicemente Wiki. Quindi se vi collegate a wiki.openstreetmap.org avete tutte queste informazioni. Se andate sulle nelle varie pagine, poi c'è un elenco di caratteristiche, di tante pagine che spiegano come inserire questi elementi, fanno una sorta di guida, di documentazione di quello che c'è, e quindi tutto questo è utile per potersi coordinare tra persone. Quindi quello che vediamo, sempre quella di prima, era la pagina utente di Yolanda, che lei si è creata, ha creato questo testo che stiamo andando ad aggiungere un po', che spiega come fare questo, come inserire questi elementi. Quindi tutto parte dallo stesso OpenStreetMap, ma è sempre tutto lo stesso OpenStreetMap. Sono tanti altri progetti che poi si sono creati a fianco. Ho capito, va bene, allora un po' la usavo, un po'. Vabbè, mi piacerebbe anche aggiungere una cosa su Siri. Vai. Allora, le spiegazioni che ha dato Lorenzo oggi sono abbastanza complesse, abbastanza tecniche. Ha dato una panoramica di tante operazioni che si possono fare, diciamo da quella più semplice, che è inserire un punto come quello dell'ecomuseo o modificare un edificio, che è una cosa che... È più a portata di tutti, è un'operazione abbastanza semplice che veramente vi incoraggiamo a fare, e può servire anche per segnalare il patrimonio, indicare le chiese oppure degli edifici importanti del vostro territorio, quindi è un tipo di segnalazione anche per gli esercenti, per indicare se c'è un negozio di alimentari, insomma è un tipo di tecnica che può veramente diventare una cosa abbastanza da usare ogni volta che succede qualcosa nel vostro comune, c'è una modifica, c'è un nuovo gestore, viene aperta una nuova attività, è una modifica che può essere fatta in modo appunto abbastanza rapido. Lorenzo però ha mostrato anche delle operazioni più complesse, come quella di costruire una relazione, creare anche i confini dell'ecomuseo o definire dei nuovi itinerari, che sono delle cose che non tutti sanno fare, nemmeno anche utenti che fanno delle piccole operazioni su OpenStreetMap. E quindi l'obiettivo anche di questo incontro era
registrare questa documentazione e quindi accertarci che lo sappiamo fare anche in futuro e che abbiamo comunque una pratica per farlo. Questa operazione, quindi, non siate scoraggiati, ha senso cominciare anche da piccoli passaggi, ma è bello anche sapere di poter creare delle informazioni sempre più ricche, sempre più strutturate su OpenStreetMap e coordinarci tra noi in modo tale da farlo nel modo migliore e farlo in modo tale che anche i dati possano essere facilmente accessibili per tutti. Per cui volevo anche ringraziare Lorenzo per aver appunto creato anche tutta questa procedura, questa pratica, anche questo sistema per aiutarci poi anche a coordinarci magari anche con musei di altre nazioni e non soltanto italiane anche in futuro. Grazie. Volevo appunto ringraziare anch'io Lorenzo. Abbiamo in Regione Lombardia un progetto di sviluppo di questi dati con licenza libera che abbiamo chiamato Paesaggi Sostenibili del Cibo. Allora sarebbe bello attraverso questo progetto appunto avviato sicuramente a Regione Lombardia migliorarlo negli aspetti migliorabili come ad esempio quello della cartografia su Umap o altre cose che magari Umap tecniche che vorremmo vedere, ma davvero metterci in rete anche in questo senso, cioè creare non solo dei singoli ecomusei che mettono il proprio patrimonio, la propria rete escursionistica, fotografia eccetera, ma una rete di ecomusei che utilizzano le licenze libere che si mettono appunto insieme per creare appunto sinergie anche in questi termini. Chi è interessato sicuramente di Regione Lombardia sa come fare, perché Lombardia sa aderire a questo progetto, l'abbiamo detto molte volte, quelli delle altre regioni magari ci possiamo pensare e valutare appunto come tradurre questo progetto appunto come progetto di rete nazionale, ad esempio, da sviluppare nei prossimi tempi.